Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. A volte guardo la realtà e penso quante affermazioni strane facciamo nelle nostre liturgie, con i nostri canti, le nostre preghiere, i nostri ritornelli. Il Signore è risorto, è vivo, cammina con noi. Ma chi l'ha mai visto camminargli accanto? È nella nostra vita che Lui è presente, proprio quella di tutti i giorni, feriale, quotidiana. Ma non trovate che nella nostra vita, dal lunedì al sabato, ci sia tutto tranne che Gesù Cristo? Ci ama il Signore, è il suo amore per noi, è grande. Ma allora, perché in certi frangenti abbiamo la netta sensazione di dovercela cavare da soli? Ma questa sensazione non ci rende forse un po' simile a quei due che camminavano verso Emmaus, come ci racconta il bel Vangelo di questa domenica? Sì, erano discepoli di Gesù Cristo, ma la loro fede si era intiepidita, anzi si era semplicemente raffreddata. E con la fede anche la speranza, che è quello sguardo positivo sulla vita che ti permette di andare avanti senza lasciar cadere le braccia. Speravamo, confessano quei due viandanti, che vuol dire ci siamo illusi. Le nostre speranze sono tutte congelate, morte. Se siamo onesti, lo dobbiamo ammettere, qualche volta ci ritroviamo pure noi a ripetere questa constatazione un po' amara. Speravamo. Ma è consolante constatare che Gesù, il risorto, è rimasto profondamente umano, comprensivo. Si accompagna a loro e chiede: che discorsi state facendo? Sembrate un po' abbattuti. Perché? Cos'è che vi pesa sul cuore? Lui ci ascolta e dopo averci ascoltati prende la parola. Alla fine quei due diranno: non ardeva forse il nostro cuore mentre conversava con noi lungo la via? Ecco la bella notizia per noi. Saremo certi che Gesù è vivo, anzi avremo la sensazione della sua presenza dentro la vita, solo se Lui potrà dirci la sua parola. Allora sì, è come è capitato a quei due di Emmaus, ci si sente scaldare il cuore. La speranza si scongela e torna ad animare la nostra esistenza quotidiana. Quei due discepoli, sì, saranno stati increduli, senza più speranza, delusi, però lo amavano Gesù Cristo. Del resto, come afferma Pietro, l'Apostolo, Lui ci ha liberati da un'esistenza vuota e senza senso, non a basso prezzo, ma a prezzo della sua vita. Come non volergli bene? Allora le sue parole ci arriveranno al cuore, ci arderanno nell'intimo e sapremo con certezza che Lui è vivo ed è davvero con noi. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.